hai qualcosa di più importante che gridare al Signore nostro Gesù Cristo? Che gridargli: Signore Gesù, figlio di Davide, abbi pietà di me. Io non vedo nulla, non vedo il tuo amore, non vedo un futuro per la mia vita, non lo vedo per i miei figli, per la mia famiglia. Non vedo nulla, sono cieco. Vorrei tornare a poter vedere la luce nella mia vita. Allora dimmi, hai qualcosa di più importante da fare che gridare così al Signore? Perché ti assicuro che se tu, come Bartimeo, cominci a gridare al Signore, questa preghiera, che è la famosa preghiera del cuore della spiritualità orientale, come un respiro, un grido interiore: Signore Gesù Cristo, figlio di Davide, abbi pietà di me peccatore. Signore Gesù Cristo, figlio di Davide, abbi pietà di me peccatore. Ti assicuro che il Signore nostro Gesù Cristo si fermerà e ti chiamerà a sé e ti fisserà e ti chiederà: che cosa vuoi che io faccia per te? Ma tu puoi soltanto immaginare che cosa significhi incontrare il Signore e sentirsi chiedere da Lui: che cosa vuoi che io ti faccia? L'Onnipotente, colui che ha vinto il peccato, colui che ha vinto la morte, colui che può fare tutto nella tua vita, viene a te e ti chiede: che cosa vuoi che io faccia per te? Ebbene, possiamo chiedergli la cosa più importante, e cioè vedere, perché chi vede il suo amore nella propria vita, anche nei momenti difficili, anche nelle difficoltà, anche nelle sofferenze, chi cioè riesce a discernere che tutto, ma proprio tutto nella propria vita concorre al bene, perché in tutto Gesù Cristo si fa carne per accompagnarlo attraverso la storia verso il cielo, chi ha questo sguardo di fede sulla propria vita è già un cittadino del cielo, è figlio di Dio e segue il Signore, cioè è discepolo di nostro Signore Gesù Cristo. Smette di elemosinare affetto, di mendicare alle persone, alla carne, alle cose, al lavoro, al denaro, alla salute, eccetera, brandelli di vita che non lo saziano e che anzi lo lasciano ancora più affamato. Allora coraggio, perché niente e nessuno può impedirci di gridare. Non le nostre nevrosi, non le menzogne del mondo, non i nostri fallimenti e nemmeno i nostri peccati. Anzi, proprio dal fondo dei nostri peccati, proprio dal fondo delle nostre sofferenze, può scaturire il grido della fede: Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me. E questa preghiera attira Gesù alla nostra vita come il miele attira le api. E una volta nella nostra vita, Gesù Cristo ci aprirà gli occhi e ci darà il suo stesso sguardo su noi stessi e sulla storia.